un minuto, due minuti fa è arrivata una notizia importantissima. Cosa è successo, per favore? Sì, il TAR di Trento ha confermato la sospensione delle esecuzioni dei due orsi GG4 e MG5. A Trento abbiamo organizzato una fiaccolata alla vigilia dell'udienza del 25 maggio, una fiaccolata ricordando la morte tragica di Andrea Papi e quindi il rispetto dovuto sia alla vicenda che ha visto coinvolto questo ragazzo, ma anche alla vita di JJ4, che è un'orsa che ha difeso i suoi cuccioli. Subito dopo la tragedia che ha visto la morte di Andrea Papi, il presidente della provincia di Trento Fugatti ha emesso le due ordinanze di cattura e uccisione dell'orsa JJ4 e dell'orso MJ5. Il TAR ci ha dato ancora una volta ragione. Il 26 maggio è uscita la decisione del TAR di Trento che ancora una volta ha confermato la sospensione dell'uccisione sia di JJ4 che di MJ5. Entro il 27 di giugno dobbiamo presentare un progetto per il trasferimento di JJ4 nel rifugio che abbiamo individuato in Romania e sul quale stiamo già lavorando. Questo per noi non sarà un punto di arrivo, ma un punto di partenza per garantire con ancora più forza la convivenza pacifica tra esseri umani e orsi in Trentino.